Ciao a tutti amici carpisti, amici Nash, sono qui oggi per presentarvi il gazebo della linea Bank Life della Kevin Nash Group. Molti di voi lo stavano aspettando e adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Abbastanza compatto. Quando apriamo la confezione troviamo i picchetti, giustamente, per picchettarlo tutto e per picchettare anche il pavimento, che è opzionale. La parte in PVC che serve per mettere la parte della finestra principale trasparente e poi ovviamente il gazebo, che è questo qua. Adesso andiamo a montarlo e vi farò vedere tutte le sue caratteristiche. Quindi l'abbiamo montato veramente in poco tempo, 3 minuti penso, ci si mette più a picchettarlo. L'importante è fare sempre scattare clic clic, ok? I vari look. Questa qui in teoria è la parte principale, però badate bene che può essere usata anche per mettere dentro una tenda grande. Allora, questa qui è la zanzariera, dove potete mettergli sopra anche la porta in PVC trasparente. Ovviamente ci sono le zanzariere anche dall'altra parte e quindi in estate è veramente un toccasana. Altrimenti lo si apre. Un particolare interessante, è stupido, è anche il fatto di questa taschina che viene fuori la clip, se no batterebbe sempre quando uno esce ed entra. Guardate bene che questa qui è una porta che potete estendere e picchettarla con due pali in modo da avere un porticato. Andiamo a vederlo all'interno. All'interno si ha un gancio molto resistente, ci potete mettere una lampada, e in più si hanno anche 4 ganci per ogni lato, per ogni angolo. Qui casomai potete metterci, metteteci quello che volete, uno qua, uno in ogni angolo, come detto prima. In più abbiamo aggiunto delle tasche. Le tasche si trovano nella parte sotto. 2 tasche per ogni angolo. Ora qui possiamo scegliere quante tende montare al suo fianco. O una, o 2, o 3. L'ideale sarebbe montarle esternamente. Qui si apre, lo si avvolge, lo si può avvolgere di più e ci stanno comodamente le tende al suo interno. Non contenti, ci potete mettere una seconda tenda. Aprite di qua. Così facendo il gazebo può essere usato con anche 3 tende. Questa, che può essere usata sia come uscita e sia come ingresso, ha la possibilità di avere anche, scoprendo la parte impermeabile, 2 finestre. Qui ce n'è una e qui la seconda. Ovviamente la si può aprire. Bene, vi ho fatto vedere come si monta e come gestire le varie parti del gazebo. È nato principalmente per dormirci, per mangiare, per fare tutte quelle attività in modo da essere coperti dalla condensa.
Volendo potete metterci le tende come vi ho fatto vedere prima, in modo laterale, oppure anche semplicemente mettendo la visiera sotto di essa. È estremamente rigido, è picchettato veramente con un picchetto, resiste a 80 km orari di vento. Il telo è quello del Double Top, un 10.000. Sono molto molto soddisfatto di questo prodotto, perché è veramente un prodotto europeo, un prodotto italiano che farà contenti tanti tanti appassionati. Detto questo, ora guardatevi il video dello smontaggio e ci vediamo alla prossima. Ciao!